tu verrai via con me, amore mio. Andremo insieme a vivere là, nella mia valle, dove ho imparato ad amare il sole, perché fa crescere l'erba nei prati. Dove ho imparato ad amare la pioggia, perché fa crescere l'acqua nel pozzo. Oggi c'è davvero bisogno di un'isola verde che sappia aggregare amicizia e valori comuni. Grazie di cuore per essere intervenuti così numerosi all'inaugurazione di questa nostra nuova casa, di cui contiamo di preservare e difendere sempre i valori e la grandezza artistica di Luigi Tenco. Grazie. Vorrei passare un attimo la parola all'amico Tine Cardi, sindaco del Cadore per 25 anni. Buonasera a tutti, un sincero saluto e un ringraziamento all'autorità e a tutti voi. Posso dire che oggi per Caldone è un giorno importantissimo, perché inauguriamo un museo di Tenco che 15 anni, oggi si realizza un sogno, 15 anni che ci stiamo dietro, 15 anni che cercavamo finanziamenti e finalmente ci siamo riusciti a realizzarlo. Quando avevamo iniziato 15 anni fa, eravamo partiti un po' in sordina, così alla buona, tanto per fare qualcosa. Abbiamo visto invece che Tenco, che la nostra associazione, attirava sempre più pubblico e di lì ci siamo incoraggiati e abbiamo proseguito. Possiamo veramente dire che in questi 15 anni è cambiato tutto per quanto riguarda la nostra organizzazione. E qui io volevo ringraziare tutti quelli che si sono adoperati nell'aiuto, nel dare consigli, i giovani di Ricaldone e i meno giovani, non solo, che in tutti questi anni con il loro volontariato hanno fatto sì che si potesse tutti gli anni realizzare questa manifestazione, che pensiamo abbia ormai superato i confini provinciali e sicuramente è una manifestazione a livello regionale. È molto importante per la canzone d'autore, in ricordo, come diceva prima il sindaco, ringrazio il nostro compaesano Luigi Tenco. Noi avevamo iniziati nel ricordo del 25esimo anniversario della morte, ma volevamo che non fosse un giorno fine se stesso, che Ricaldone rimanesse un ricordo e un proseguo nel tempo del suo ricordo e della sua canzone. E questo in questi anni siamo riusciti a realizzarlo. Ripeto, io volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano. Ringraziare anche l'attuale presidente dell'associazione, il dottor Mauro Vegino, che già dall'inizio era lui che ci aveva dato una grossa mano per far sì che la nostra manifestazione continuasse e avesse sempre più successo. Poi un ringraziamento devo farlo anche a Bertolino, che allora era Giancarlo Bertolino, che allora era assessore al comune di Alessandria, che è stato lui che si è messo in contatto col Tenco, col compianto amico di Rambaldi, e di lì è nata questa manifestazione di Ricaldone. Un altro ringraziamento io volevo anche darlo alla Regione Piemonte e a un amico, al dottor Salvio, che oggi vedo non presente, perché è stato lui che ci ha incoraggiato, che ci ha dato più finanziamenti per poter fare quel salto di qualità che la nostra società meritava. È questo. Poi un ultimo ringraziamento, ma non solo, avevo anche qui l'assessore Borioli, che quando era vicepresidente della provincia di Alessandria ed era proprio, aveva la delega per questi fondi integrati d'area, è stato lui che ci ha dato una grossa mano per ottenere questi finanziamenti, in modo che oggi noi apriamo al pubblico questo bel museo che pensiamo che col tempo possa far sì che Ricaldone sia sempre più conosciuta a livello non solo provinciale ma anche regionale. Un ultimo ringraziamento, volevo anche ringraziare l'architetto Livossi, che è stato lui l'ideatore e il progettista di questa ristrutturazione, di questo nostro, diciamo così, noi lo chiamavamo asilo infantile, perché fino all'86 c'è stato l'asilo, dopodiché per mancanza di bambini abbiamo dovuto chiuderlo. Comunque oggi siamo tutti contenti e soddisfatti veramente, perché siamo riusciti a fare qualcosa di veramente importante per il nostro paese, ma no, penso non solo. Grazie a tutti e buonasera. Mauro Gaggino, presidente dell'Associazione Culturale Luigi Tenco di Caldone, ha due parole.
Buonasera a tutti, probabilmente è destino che io non debba parlare, non lo voce, ma ci proverò lo stesso. Innanzitutto, a nome dell'Associazione Culturale Luigi Tenco, desidero ringraziare tutti coloro che sono qua a condividere con noi un momento importante, una giornata che da anni sognavamo si potesse realizzare, l'inaugurazione del Centro Tenco. È doveroso altresì ricordare e ringraziare in modo particolare alcune persone. Le prime sono Ernesto Livorsi, Roberta Liberti Viotti e Sandra Gabbiarino. Con loro nel 2000 si è iniziato a parlare del progetto museale, inserito in un contesto ancora più ampio di promozione del territorio, che non può prescindere dalla valorizzazione degli aspetti culturali radicati su di esso. Subito abbiamo trovato nella dottoressa Nuria Mignone un interlocutore che ha colto al volo quali fossero le potenzialità del progetto, seguendoci nell'istruttore della pratica di finanziamento. Vorrei invitare un attimo l'assessore alla cultura della provincia di Alessandria, due parole. Io partirei subito dalle ultime considerazioni dal presidente dell'associazione per recuperare un po' della memoria storica dell'impegno della provincia in questo progetto e impegnarsi in un rinnovato una rinnovata disponibilità, perché come diceva appunto il presidente poc'anzi, abbiamo bisogno di sostenere l'attività dell'associazione. Purtroppo la finanza locale vive un momento drammatico e gli amici dell'associazione, così come il comune di Riccaldone, sanno, e per questo io colgo anche l'occasione in qualche modo per scusarmi pubblicamente del fatto purtroppo appunto i fondi sono stati poco significativi. Sarà nostra cura, c'è anche qui il presidente del consiglio provinciale Icardi, impegnarci affinché dal bilancio provinciale possano venire fuori significative partecipazioni, perché crediamo che un'attività come questa non sia solo un'attività che possa testimoniare e rendere omaggio ad una grande personalità della canzone italiana, ma possa essere un'attività che è volano di promozione del nostro territorio in un luogo così incantevole come è Riccaldone e le colline che qui si distendono. E insomma, tutti noi siamo toccati nelle corde del cuore, dei sentimenti, dalle parole e dalla musica di Luigi Tenco, guardando anche solo questi paesaggi, ma può essere anche motore di sviluppo, motore così di incentivo per i cantautori, le nuove promesse. E quindi questo deve essere un atto di responsabilità di chi amministra la cosa pubblica, cioè capire quelle iniziative che possono essere davvero di promozione complessiva del nostro territorio, delle sue migliori energie intellettuali. Ecco, io mi voglio mettere a disposizione in questo senso, mi sembra giusto anche in occasioni pubbliche come queste così fare un po' il punto della situazione e recuperare appunto l'impegno che prima di me l'assessore Borioli, già vicepresidente della provincia, aveva profuso con tutta la struttura per la realizzazione di questo obiettivo. È stato ricordato l'amico Giancarlo Bertolino e tutto il gruppo di coloro che davvero in quegli anni hanno creduto fortemente nella promozione e nella valorizzazione di queste energie. E allora voglio dare la disponibilità sin da oggi, insomma, a trovare il modo, la strada per poter essere così parte di questa operazione, per poter far sì che anche l'ente provincia si senta coinvolta al massimo livello in tutte le attività di promozione e in tutte le attività che così prestigiosamente mantenete in piedi da qualche decennio. Grazie. Vorrei chiamare un attimo l'assessore Borioli della Regione Piemonte, che sempre ci ha aiutato. Grazie, io ringrazio naturalmente il sindaco, l'amministrazione comunale, l'associazione per l'invito di oggi e per l'occasione che ci è data di partecipare all'inaugurazione di un centro così importante che ovviamente arricchisce di un punto di ulteriore eccellenza il nostro territorio. Io, riprendendo le cose che ho scritto brevemente adesso nel libro delle lettere, prima di tutto davvero volevo fare i complimenti all'associazione e all'amministrazione comunale, nelle persone, nei molti amministratori che nel corso degli anni si sono occupati di questa avventura, e a tutti i cittadini di Riccaldone, perché un progetto di questo genere non si porta a compimento se accanto alla volontà di chi amministra una comunità non c'è
un comune sentire da parte di tutti i cittadini per il lavoro fatto. Complimenti davvero per il lavoro fatto e in bocca al lupo per il lavoro che resta da fare, perché ora il tema sarà questo centro, farlo vivere e dar sempre maggior gusto e importanza alla rassegna che si svolge in questi giorni come tutti gli anni da molti anni. È un lavoro importante. Io naturalmente oggi sono qui a sottolineare l'attenzione della Giunta regionale del Piemonte, oltre alla mia personale, naturalmente quella della Presidente Bresso e dell'Assessore della Cultura Gianni Oliva, ma la presenza della Regione Piemonte qui oggi è anche significativa per quanto riguarda il Consiglio, c'è il consigliere regionale Cavallera che partecipa a questa iniziativa, naturalmente anche la Regione Piemonte non farà mancare la sua attenzione. Io volevo rimarcare due aspetti. Questo lavoro è già stato ricordato, è frutto della intelligente e intraprendente iniziativa di molte amministrazioni che nel corso degli anni si sono impegnate valorizzando le risorse comunitarie che sono servite in modo significativo a recuperare questo centro e in qualche modo oggi registriamo positivamente la fine di una parte del percorso che, come è stato ricordato, però è poi l'avvio di una tappa ancora più intensa di lavoro che c'è. Vorrei chiamare Don Flaviano per l'inizio. Permettetemi solo una parola velocissima. Le omelie lasciamole in chiesa, però una parola non posso non dirla qui questa sera. Ringrazio signor Sindaco lei e attraverso lei e con lei l'amministrazione presente, quella passata, ma tutti i ricaldonesi. In queste sere, ormai già da tempo, passando per queste piccole vie fino a tarda sera, il vedere tutti i nostri giovani, e dico veramente tanti i nostri giovani, qui a collaborare per la realizzazione di questo centro, credo che sia una cosa bella, una cosa da assolutamente incitare e far sì che si possa realizzare sempre nel migliore dei modi. Guardando le nostre meravigliose colline, non facciamo difficoltà a pensare che anche il nostro Tenco abbia trovato, guardando chissà quante volte questi panorami, abbia trovato lo spunto per realizzare nella canzone, attraverso la cultura, il suo pentiero e portare un po' in tutto il mondo anche il nostro ricaldone. E allora è di vero cuore che chiedo al Signore di benedire questa struttura e di far sì che possa essere per Ricaldone anzitutto, ma per una realtà sempre più allargata, un centro di propulsione di vita e di cultura. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera perché questi spazi destinati ad attività culturali e ricreative accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che coloro che se ne serviranno sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di individualismo, promuovano la civiltà dell'amore per Cristo nostro Signore. Verrai via con me, amore mio, andremo insieme a vivere là, nella mia valle, dove la gente lavora i campi dalla mattina sino alla sera, senza problemi per il vestire e con la barba sempre da fare. Se un giorno tu verrai via con me,
amore mio, andremo insieme a vivere là nella mia valle, e se quel giorno tu non verrai, io dovrò piangere ma andrò da solo, perché se un giorno dovrò morire, voglio morire nella mia valle. Fatina che non vidi mai, tu sei stata regina del regno che un giorno sognai, e tu, mio caro vecchio albero, tu sei stato il castello d'un regno e neppure lo sai. D'un regno con un solo soldato che cercava le streghe, voleva cacciarle a sassate. D'un regno che ogni giorno viveva i mille e mille e mille, c'era una volta. Oh, se non m'avessero detto mai che le fiabe son storie non vere, ora là io sarei. Cercava le streghe, voleva cacciarle a sassate. D'un regno che ogni giorno viveva i mille e mille e mille, c'era una volta. Avessero detto mai che le fiabe son storie non vere, ora
viola io sarei. La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao. Grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Non saper fare niente in un e non avere un soldo nemmeno per tornare. Ciao amore, ciao amore, ciao. Questo signore è uno dei capisaldi della canzone italiana, della nuova canzone italiana, della canzone d'autore. Genovese come tutti quelli, un po' quasi tutti quelli che hanno rivoluzionato la canzone italiana all'inizio degli anni 60, ma lui ancora prima, lui faceva il rappresentante, ma un giorno disse a suo padre: io preferisco vivere sotto i ponti con la musica che non fare il miliardario come imprenditore edile. Ecco, avete capito che idee aveva. A metà anni 50 faceva il servizio militare a Milano, se non sbaglio, o comunque nel momento in cui arriva in Italia il rock and roll, per esempio Elvis Presley o Harry Belafonte anche. Lui amava il jazz però, poi introdusse insieme agli amici genovesi in Italia anche la canzone francese, quindi jazz, rock and roll, e la canzone francese classica. A Milano lui si mette a suonare, a fare serate con gente che si chiama Iannacci, Tenco, Gaber, Celentano. Poi finito il servizio militare fa una crociera, suona va in America e sulla nave che lo porta in America suona con musicisti americani, jazz, resta 2 mesi in America, poi torna e si mette a fare il discografico alla Ricordi, facendo credo di tutto in quel momento lì alla Ricordi, ed è il momento in cui sta nascendo non solo la canzone d'autore italiano, ma sta nascendo la discografia italiana, perché la Ricordi è una delle prime case discografiche italiane che decide di puntare, con la guida illuminata di personaggi come Nanni Ricordi o Guido Crepax, no Guido, Franco Crepax, che è il fratello di Guido, il disegnatore, e quindi lavorando alla Ricordi lui porta lì i suoi amici Tecco, Paoli, eccetera, cioè Lauzi. Con il quale Lauzi e con il quale Tenco ancora
da ragazzo frequentando Genova, andava a passare i pomeriggi a vedere i musical americani al cinema, entrava, questo mi ha raccontato anche Gino, quindi dice, è proprio così, e anche Bruno, entravano, e con Luigi, entravano alle 3 del pomeriggio a vedere il musical, uscivano a mezzanotte, praticamente lo sapevano a memoria, lo ballavano e lo cantavano, esatto. Ecco, questo è Gianfranco Reverdi. Adesso raccontacelo tu un attimo con le tue parole, come erano quegli anni, quegli inizi e soprattutto, data la situazione, il tuo incontro e il tuo affetto per Luigi Tenco. Beh, quello era eravamo ragazzini, perché non mi ricordo l'età, io non ricordo niente, però so che eravamo bambini, praticamente poco di più. Io suonavo già, però ero anche un po' più vecchio, perché io avevo 2 o 3 anni più di loro. Quell'età, 3 anni, uno fa già la parte del padre, insomma, quando ne hai 14 uno 17, quello è un vecchio, e io ero il vecchio del gruppo. E naturalmente abitavamo Corso Torino io, via Rimassa c'era Luigi, c'erano Lauzi, e in mezzo c'era via Cecchi, dove c'era questo cinema Aurora, dove andavamo a vedere i musical. Devo dire, è stata una fortuna che in quella zona che ci fosse l'unico cinema che faceva musical, era proprio nella zona dove eravamo noi, perché questo ha contribuito sicuramente a portarci a divertirci con la musica. Tanto è vero che all'inizio era veramente solo un divertimento, a parte per me che cominciava già a essere un lavoro, però per il resto, Michele lo sa, ci trovavamo molto spesso alla sera sull'ultimo piano dove abitavo io in Corso Torino, e verso le 3-4 del mattino sul terrazzo facevamo la tromba con facevamo la gara Bruno Martinoli con la tromba e Luigi con il clarinetto, che prendeva la nota più alta. I vicini l'avevamo abituati, insomma, ormai era... naturalmente a casa mia succedeva tutto quello che poteva succedere a livello musicale, perché per poi mio padre e mia madre si divertivano come pazzi. Mio fratello, il Pierino, che era piccolissimo, con i pantaloni non solo corti, ma addirittura aveva 5-6 anni, che era quello che, devo dire, entusiasmava tutti dal punto di vista musicale, perché giocavamo a fare delle prove anche con lui. Per esempio, tu davi un colpo così sul pianoforte, lui ti diceva tutte le note che avevi suonato a 5 anni. E quella che aveva suonato un po' più forte, un po' più piano, di lì abbiamo capito che forse era il caso che lui si dedicasse alla musica, insomma, non... E è cominciato naturalmente come un divertimento, però poi dal divertimento, questo è un divertimento dal quale non si può uscire. Chi entra nella musica credo che alla fine non possa più farne a meno, è una malattia, una droga, non lo so. Cioè, una droga sì, ma la più bella delle droghe, l'unica droga vera che uno dovrebbe frequentare. E quindi, poi quando sono andato a Milano, già da militare, appunto, suonavamo con Enzo Iannacci, Gaber, Luigi, cioè, era il gruppo che accompagnava Celentano, ma Celentano non era nessuno. Facevamo gli spettacoli di rock and roll, ma nessuno sapeva ancora che tutti noi in qualche modo avremmo continuato a fare questo tipo di lavoro. E io stavo facendo il militare, sono andati a... questa è una cosa che mi piace dirla di Luigi, perché... Ah sì, scusate. Se teniamo la porta chiusa forse si sente meglio. È la voce, sì, è la rocedine. E non è un cantante, è tutto lui, musicista, compositore, arrangiatore, faceva il fonico, il tecnico. L'unica cosa che cantante, non è cantante. No. Oratore nemmeno. Dicevo che quando Celentano ha avuto il primo contratto, insomma, per dire, doveva fare una tournée in Germania,
e dovevo andare naturalmente a cantare rock and roll. Tutti sappiamo che Adriano Celentano è un grosso personaggio, anzi forse uno dei più grossi che ci sono. Però in questa occasione io la voglio raccontare perché Luigi dimostra di essere ancora più grosso. Allora, sono partito, io non potevo andare perché sta facendo il militare, non avevo la licenza, non potevo andare all'estero. Sono andati e tanto è stato divertente il fatto che quando sono arrivati, che dato che nessuno li conosceva, sono scesi alla stazione, l'impresario ha detto: cosa fate qua? Siamo venuti per la serata. No, no, tornate indietro e prendete il prossimo treno. Così lui nel frattempo è andato a cercare i ragazzini, l'ha portati lì. Quando sono arrivati, questi che battevano le mani hanno fatto, perché altrimenti nessuno avrebbe saputo chi erano. In compenso, quando sono arrivati in teatro e a fare lo spettacolo, Adriano, chiaramente essendo il numero più importante, avrebbe cantato dopo, quindi tutti facevano qualcosa. Luigi, anche lui naturalmente, con il suo sax a tracolla, si è cantato il suo rock and roll. Alla fine la gente, i tedeschi, credevano che Adriano Celentano fosse Luigi. Chiedevano gli autografi lui e non a Celentano. Questo per dimostrare che Luigi era veramente forte quando voleva fare le cose. Non c'era niente che lo potesse fermare. Non era affatto un tipo malinconico e taciturno per ma voi, no? Ma stai scherzando, ma se c'era un ragazzo spiritoso, allegro, divertente, era... Ti voglio raccontare una cosa, ma forse ne avevo già parlato l'altra volta, non so se l'avevo già raccontato. Una sera siamo usciti Paolo Villaggio, Fabrizio De André, Luigi e io. Paolo Villaggio e Fabrizio De André, che erano a scuola insieme, erano affiatatissimi. Poi Fabrizio, anche lui molto spiritoso, intelligente, colto. Quando erano insieme Fabrizio e Paolo, era una serata che si rideva, ci si divertiva per tutta la serata in maniera strepitosa. Luigi quella sera ha bevuto mezzo bicchiere di vino, solo mezzo, perché aveva stava mezzo bicchiere, poteva bere un bicchiere, una bottiglia di whisky, non gli faceva niente, mezzo bicchiere di vino si disinibiva immediatamente. Ha tenuto banco lui per tutta la serata, è stata la serata più divertente che abbiamo passato, e era solo Luigi che teneva banco. Quindi ti assicuro, non esiste, certo, alla fine... Il ricordo che è rimasto di Luigi è l'ultima immagine che abbiamo visto, e l'ultima immagine purtroppo non era lui, era un'altra persona sul palcoscenico, un po' per paura, un po' ma poi per tanti motivi che tutti conosciamo, meglio dimenticare questa cosa e quindi dimenticare che Luigi era un personaggio triste. Ma forse quel personaggio lì lo faceva un po' per incantare le ragazze? Ma quello sicuramente, perché quello era fascinoso. No, James Dean. C'era la moda, giusto allora? Ma scherzi. Allora, James Dean naturalmente era uno che faceva, ma non l'introverso, quello cupo, ma introverso lo era, però in questi casi lo faceva di proposito e parlava poco anche perché aveva paura di dire delle stupidaggini che non venivano perdonate. Infatti lui si lasciava andare solo con gli amici e diceva: così se dico una stupidaggine me la perdoni. Ma con la ragazza naturalmente lui faceva il cupo e poi stimolava l'istinto materno, era il massimo perché lui voleva essere coccolato, quindi era... E poi naturalmente contraccambiava, perché dava soddisfazione alle donne, devo dire, insomma, le donne non rimanevano deluse. Voi avevate fatto un gruppo che si chiamava I Cavalieri, no? Tanto che sì. C'è una foto dove nella didascalia c'è scritto che tu sei il maestro Cavalieri. Sì. Come convivevate in questo gruppo dei personaggi di spiccata personalità come Tenco, Gabri, Annacci? Beh, tanto venivamo tutti venivamo dal jazz, tanto per cominciare, Luigi per primo, perché anche Luigi ha cominciato con il suo sax, con la sonorità, la Paul Desmond, facendo delle cose straordinarie, devo dirlo, oltretutto quando suonava. Poca tecnica ma un gusto eccezionale. E venivamo dal jazz siamo passati al rock and roll, ma tutti insieme, quindi c'era un'unione di sintonie che alla fine ha portato ad avere questo gruppo dove ci divertivamo come pazzi, ma era un divertimento perché Pallino Tomelleri, per esempio, che era uno dei cavalieri, lui doveva studiare da dottore. Infatti ha studiato da dottore fino a quando è arrivato al capitolo dove
riuscita a sapere come si cura lo scolo, in quel momento sapeva tutto, ha smesso, ha abbandonato, è andato avanti a fare con la musica. Questo era Pallino, Iannacci, anche lui chirurgo, quindi era solo un divertimento, nessuno pensava che avremmo fatto... E in quel divertimento sono venuti fuori i, non solo i Cavalieri, ma i, i due corsari con Gaber Iannacci. Poi è chiaro che il divertimento, quando è fatto veramente con divertimento, quando c'è la, quando ci divertiamo noi a suonare e a cantare, è inevitabile che si diverta anche il pubblico, perché ha, cioè è quando fai la cosa da mestierante che passa e non frega niente a nessuno, ma se ti diverti il pubblico se ne accorge. Insomma, questa Patacca Nera che era il disco aveva un suo calore anche lui quando facevi le cose interessanti. E di lì naturalmente è partito, poi ognuno ha preso la sua strada. E... Ma quando poi sei andata alla Ricordi a lavorare veramente, che mi pare facevi di tutto in quel periodo lì, hai, sì, hai dovuto rendere tutto questo che ci stai raccontando anche un po' professionale, insomma. Sì. Non dico commerciale, ma insomma... No, commerciale non ci abbiamo mai pensato, per la verità. È proprio per questo che siamo diventati commerciali, perché se tu pensi, adesso faccio il pezzo di successo, non te lo fila nessuno. Dice, questo pezzo mi piace, lo faccio perché mi piace, stai tranquillo che qualcun altro dice, anche a me piace. Quindi, poi c'era il divertimento, c'era lo spirito, c'erano queste cose che proprio in quel momento particolare c'era la gran voglia di divertirsi. Il rock and roll, infatti io quando l'ho portato a Milano non è che ho portato su dei cantautori, io ho portato dei cantanti di rock and roll, che poi piano piano chiaramente ha preso l'altra strada, anche perché oltre al rock and roll noi sentivamo anche gli autori francesi. Gli francesi facevano dei testi di un certo tipo. Il primo a fare un testo eccezionale è stato Giorgio Calabrese, che con Arrivederci ha aperto una strada che gli altri parolieri non sapevano neanche che esistesse. Il linguaggio della quotidianità, no? Sì. Esatto. È vero. Certo, certamente. Quindi da questo poi tutti gli altri, perché ha fatto un po' da caposcuola Giorgio Calabrese a tutti i cantautori, devo dire, compreso Luigi, Gino, tutti, Lauzi. Riconosciuto anche da lui. Riconosciuto in Italia. E Genova proprio, tra l'altro prima di voi, insomma, prima dei cantautori, di te, di Calabrese, c'era stato Natalinotto per esempio, che aveva già colto le nuove tendenze, lo swing. Sì, questo è un altro motivo. Allora, Genova, essendo una città di mare, e recepisce tutto quello che viene da fuori. Infatti Natalino Otto, proprio lui che hai citato, mi raccontava che in tempo di guerra, quando era proibito ascoltare la musica americana, perché il regime diceva che la musica americana è una cosa che non si deve ascoltare, loro erano in contatto con dei marinai, con la gente che navigava, che andava in America e al ritorno portava i dischi americani. Quando li portavano, naturalmente di contrabbando venivano portati fuori dal porto, loro si chiudevano in qualche cantina, naturalmente per non farsi ascoltare, perché quello del terzo piano magari poteva anche farli arrestare, si chiudevano lì e ascoltavano questa musica sui. Tanto è vero che appena finita la guerra, non a caso, proprio da Genova sono venuti fuori i primi che facevano una musica diversa, una musica più moderna, da Pippo Barzizza come direttore d'orchestra, che era modernissimo. Anche lui ligurese. Anche lui, sì, di Sanremo. E Natalino Otto, Bonino, insomma, tutti difficili che... Lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei
occhi che t'amavano tanto, e lontano, lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra di un altro, troverai per cui tu mi prendevi un po' in giro, e lontano, lontano nel tempo, l'espressione di un mondo per caso ti fa. E lontano, lontano nel mondo, una sera sarai con un altro, e ad un tratto chissà come e perché ti troverai. Amore ormai troppo.